E sì, cacchio! Grande Jane! Yes! Madonna! Madonna! Hai fatto male? E Dio glielo benedica! Ciao ragazzi! Cosa vuoi di più dalla vita? Buongiorno ragazzi, ci troviamo a Pila Summer Camp Day 1. Esercizio pompata sulle gambe. Quindi adesso arriveranno i ragazzi uno dietro l'altro e guardiamo come si comportano. La prima accettabile, la seconda avevi la sella che ti batteva nella coscia destra, invece deve stare a sinistra. Bene la prima, bene la seconda. Ti manca tutto il lavoro di postura del corpo, cioè del tronco, ma le gambe vanno bene. Tu tieni tutto il peso interno e sei tutto al contrario con le spalle, quindi devi andare molto più piano. Benino, 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 soprattutto la seconda, pieghi molto la testa in dentro. Enea, qui non hai fatto assolutamente niente, lì almeno hai messo il piede esterno basso. Ok, come movimento delle gambe ci sei, manca un po' di elasticità nella gamba esterna che è ancora troppo... Metà e giù, metà e giù. Metà e giù, ma va che bravo! Guarda già! Madonna! Bravo, 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 bravo! Mancava solo la tua solita svrappata! Sorry, guarda già fuori, non guardar per terra! Guarda già Tizi! Bravo! Ok, Seba! Seba, non ci saremo sempre noi coach a dirti quello che devi fare, per cui ricordati di non guardare per terra in una sezione del genere, ma di guardare già il tuo obiettivo, va bene? Ecco Chainless, che ora la catena in realtà ce l'ha, sceglie la mia linea, entra nella fighettina, alza, molla tutto e guarda okay, fuori, okay. E sei un figo. Mamma mia. Madonna de Diaz. Che cavallo. Bravo, bravo, bravo. Naum. Sceglie la linea impossible. Ok. Morbido su quelle braccia. Guarda fuori. Madonna. Che bravi. Bravo Naum, anche te. Fighissimo, hai scelto la linea quella ancora più complicata perché non ti sei, diciamo, fatto il problema di quelle due roccette che spuntano colorate di rosso. Ci sei andato, hai alleggerito. Un po' di sterzatine, ma... E sì, cacchio! Grande Jane! Yes! Bravo, 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 perché hai fatto proprio il sospiro di tensione e vaffan brodo, andiamo a prendere sta linea e l'hai fatta da paura, non hai fatto mezza curva, grande Jane. Donne c'è. Ragazzi, buongiorno, siamo a Pila, secondo giorno, qui abbiamo Federico. Il Fede e qui abbiamo Tommy.
Tommy. Allora, Tommy l'anno scorso ha fatto un campus con noi all'Alpet, sempre di 5 giorni, invece Fede no. Come andiamo, Tommy? Bene. Com'è questo park rispetto magari all'Alpet, o trovi delle differenze? Allora, l'Alpet, anche se questo è molto sabbioso, lui ricordava un po' più sabbioso l'Alpet. Ok. Poi alcune piste sono più difficili. Cioè, ok, più difficili. Quindi obiettivo di questo camp? Ricordarmi come si fanno meglio le curve, perché il movimento del bacino non mi viene benissimo. Ok. E poi anche lo scassato. Devo Bene. Lo scassato. Ok, alla sera casino ne fai? No, oggi siamo andati a letto alle 11:30, eravamo morti. Ecco, perché ieri abbiamo girato 8 ore in parco. Tu, Fede, invece cosa dici? Ti stai divertendo? Sì, è solo un po' sabbioso. È solo un po' sabbioso, ok. L'obiettivo del campus qual è? Migliorare. Cosa? Tutto. In generale, tutto? Va bene. Ti stai divertendo? Sì. Anche alla sera? Sì. Lui, sentite, no, dalla voce, tutto, che qua tutto bello composto, è quello che fa più casino di tutti. No, non è vero, scherzo. Ciao ragazzi. Minchia, l'anticipo. Ce l'hai mancato. Via dai prati. Io direi più che via dai prati, via da in mezzo ai sentieri. È vero? Sì. L'hai imparata questa cosa qui, che non ci si ferma mai in mezzo al sentiero? Sì. Prima non ci pensavi così, vero? No, cioè mi mettevo sul lato ma non uscivo. È molto importante, ne abbiamo viste decine e decine di gente in mezzo alle balle. E un suggerimento per Pila, vi prego, create delle aree di sosta dove gli scrivi respira, belli tranquilli, riposati, ma fuori dal sentiero. Qua non ci sono punti di rest. Arriva Vale, piano Vale, fantastico, che pelo, lardo sulla tecnica del pre-jump di un drop. Allora, l'hai un po' posticipato perché fa paura pre-jumpare lì, quindi hai aspettato, hai hollato, ma sei atterrato troppo giù, quindi bene, ma al prossimo giro anticipi il lavoro. Arrivaci piano perché poi, sì, grande. Piano, anche tu come lardo l'hai pre-jumpato ma un po' dopo, piano piano si va a anticipare, via. Madonna! Madonna! Madonna mia, madonna, io dicevo, ma questo, ma quanto cacchio lo sta facendo veloce, che ho appena detto di andare un po' più piano. Ti sei fatto male? E Dio glielo benedica. Posto, piano, va bene Leo, fantastico. Buongiorno a tutti da Pila, sono qua con Jackie. Jackie ha la sua prima esperienza di un campus. Sì. Dimmi tutto quello che pensi di questo campus. Vabbè, è molto carino, poi mi piace anche il fatto che ci portate in giro per l'Italia anche a fare questi camp, e non siete sempre solo nell'unico posto. Nell'unico posto, come mi ha detto Lardo. Uh-huh. E poi li scegliete bene, a quanto pare, sono molto belle le piste qua. Che cosa per ora, la cosa che ti ha gasato di più di questo camp? La cosa che mi ha gasato di più è stare tutti insieme. Bello, che figata.
E senti, c'è qualcosa che cambieresti? Qualche consiglio da dare alla Gravity School? Qualche cambiamento, qualcosa che manca? In realtà no. C'è andata di fortuna, bella lì. E allora da Luke e da Jack, yeah, lui è l'uomo del pugnetto. Ogni due secondi, pugnetto. Ciao. Ciao. Pietrino, vai piano, stai morbido e concentrato. Molla un po' i freni. Mamma mia, che grande, che grande, che grande. Hai avuto un controllo fantascientifico e ha 9 anni. Quanti anni hai, Pietro? 9. 9. Yo! Grande! Sei un grande! Cosa vuoi di più dalla vita?